Questa settimana la redazione di Flash Video ha intervistato le giovani promesse del nuoto bolognese. Esperienze, fatiche, desideri e vittorie sono stati raccontati ai nostri microfoni. Sono Matteo Gottardi, alleno, ormai sono sul bordo vasca da 10 anni come tecnico di nuoto e ho la fortuna di collaborare col Circolo Nuoto da 2 anni e quest'anno ho avuto l'opportunità di seguire la prima squadra del mezzo fondo del Circolo Nuoto con atleti titolati a livello nazionale. Mi chiamo Andrea Scalambra. Sono uno dei tecnici del Circolo Nuoto, in particolare mi occupo del gruppo dei velocisti della prima squadra. Sono ormai 20 anni che faccio questo lavoro, che prima era più un hobby e ora è diventato una professione. E è un lavoro che dà molte soddisfazioni, sicuramente il poter seguire un gruppo di alto livello come quello che mi è stata data l'opportunità quest'anno di seguire è un onore, è un impegno. Sicuramente l'obiettivo all'interno della nostra squadra è quello di non spingere troppo con i giovani, cercare che abbiano una crescita in un ambito sportivo prima di tutto. Poi se hanno le caratteristiche e hanno anche le doti per poter emergere, possono arrivare ad ottenere certi risultati. Stiamo facendo un buon lavoro con questo gruppo di ragazzi che ha degli obiettivi anche molto alti, tra i quali appunto alcuni di questi a puntare sulla nazionale, o assoluta o nazionale giovanile. Quindi sicuramente un gruppo di elite del panorama nazionale del nuoto. Sono Fabian Marciano, ho 22 anni, vengo da Vasto e mi sono avvicinato al nuoto perché abito in una città di mare e quindi inizialmente mia madre voleva che imparassi a nuotare, soprattutto per andare al mare. Poi da lì mi è piaciuto e nuoto da quando ho 3 anni e mezzo, quindi da una vita intera. E i sacrifici che ho dovuto fare sono molti. Da piccolo ovviamente quando nuoti sei tutto il giorno in piscina e soprattutto ti alleni 6 volte a settimana minimo, quindi gli amici sono stati un po' trascurati soprattutto nella parte adolescenziale della mia vita e dopo, diciamo che dopo per necessità anche un po' anche dello studio mi sono dovuto trasferire, anche questo è stato un sacrificio molto importante da affrontare, il cambiamento di stile di vita in generale, non essere vivere da solo è stato diciamo una bella batosta all'inizio. Ciao, sono Eleonora Casarotto, ho 17 anni e vengo da Vicenza. Ho iniziato a nuotare fin da piccola, da quando avevo 3 anni, perché mia mamma mi ha portato ai corsi nuoto. Anche se ho rinunciato ad alcuni divertimenti, ho raggiunto buoni risultati. Infatti sono riuscita a vincere più medaglie agli italiani giovanili e anche a qualificarmi in seconda della finale B quest'anno a Riccione agli assoluti. Inoltre da categoria ragazzi sono andata anche alla Coppa Comen, che sono dei giochi del Mediterraneo a cui si partecipa se si ottengono dei buoni risultati o comunque si è primi in Italia. Ciao a tutti, sono Giulio Almastroni, ho 22 anni, vengo da Poggibonsi e da quest'anno mi sono trasferita a Bologna per nuotare. Ho iniziato a nuotare all'età di 4 anni, sinceramente il motivo per cui mi sono avvicinata al nuoto non lo so, è stata tutta una casualità perché avevo il terrore dell'acqua e non mi facevo fare nemmeno il bagnetto dai miei genitori. Soltanto tutta la classe dell'asilo si era iscritta a nuoto e io sono voluta andare là. I miei stili principali sono sempre stati delfino, rana e misti. Le specialità più lunghe, 200 a 400. Sono riuscita a ottenere varie finali agli italiani assoluti e al trofeo Sette Colli, che è una delle manifestazioni più importanti che c'è in Italia a livello assoluto.
Gli appuntamenti di questo gruppo che ci spettano da qua a due settimane sono i campionati italiani assoluti che si svolgeranno a Riccione il 18 e il 19 dicembre e poi avremo una fase di qualificazione nazionale della Coppa Brema che è un campionato a squadre molto importante e per noi di grosso prestigio che l'anno scorso siamo riusciti a vincere in regione e abbiamo l'obiettivo di andare appunto in Serie A, quindi di essere tra le prime squadre a livello nazionale. Quest'anno sinceramente non mi sono data degli obiettivi e dei limiti, quello che vorrei è migliorare sempre di più i miei tempi, un passo alla volta e poi tutto quello che viene è di conseguenza. Mi trovo a mio agio e soprattutto grazie alla squadra, e che mi ha fatto sentire subito come in una grande famiglia e questo mi è servito molto.